cambia. No, 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 io ho già finito. Ora ho parlato abbastanza, ora bisogna dare la parola al signor Antonino Costa. Sì, sì, lo presento il signor Zatelli. Allora, il 3 settembre del 1943 si firma l'armistizio a Cassibile. Si firma l'armistizio a Cassibile, ma lo sanno solo in pochi a firmare l'armistizio. Ne danno comunicazione da Radio Algeri l'8 ottobre. Neanche il re è preparato, non c'è nessuno preparato a questo discorso. Il re di fatti comincia a scendere di corsa verso Brindisi e rimane a Brindisi. Quando vengono a sapere di questo armistizio a Cefalonia, erano impreparati anche loro, nessuno sapeva nulla e non sapevano niente da fare, neanche cosa fare. Noi qui abbiamo il signor Antonino Corbaia, nato il 13... Sì, nel 1922. Stavo dicendo io perché lo so di memoria, però è meglio che lo dice lui. 13-6 del 1922. È stato chiamato alle armi a 20 anni e l'8 settembre del 1942 si reca proprio a Salandro, dove fa il carro. Parte da Salandro e va a Zante, nell'isola di Zante, in Grecia. Quindi gli viene dato l'ordine di raggiungere il primo, il secondo e il terzo battaglione della divisione Acqui a Cefalonia. L'8 settembre del 1843, come abbiamo detto, firmato l'armistizio con gli americani, la gente comincia ad esultare pensando che la guerra è finita. Ma per queste 13.000 persone non è così, purtroppo. Adesso, anzi, gli passiamo la parola così ci racconta dal vivo quello che è successo. Noi abbiamo ancora questa fortuna di averlo qui. Ecco, signor Presidente. Grazie, grazie. Come già avete sentito nel film, anche dolore, ma io vorrei raccontare poche parole, che già avete inteso tante parole delle Cefalonie. Però la prima parola che io vorrei dire è che non desiderare mai guerra. Mai guerra, perché la guerra porta fame, violenza e distruzione. Come già hanno detto per me, mi hanno portato a Cefalonia. A Cefalonia noi c'eravamo amici con i tedeschi, combattiamo assieme con i tedeschi, mentre, come ha detto anche lui, signor Dato, il 3 settembre abbiamo fatto a Cassibile l'armistizio, l'Italia con l'America, e già i tedeschi si vedono traditi e chiedono le armi. E tutti ci hanno dato le armi, mentre la divisione A non c'era le armi. L'ufficiale nostro dice: l'arma l'abbiamo per combattere, combattiamo. E durato un 15 giorni. Un 15 giorni fanno sbarco, mentre si erano visto liberi, che gli altri hanno dato tutte le armi, si vedono liberi. Fanno sbarco 5.000 delle SS tedesche e cominciano a fucilare i miei compagni. Ne hanno fucilato 9.000. A noi ci hanno portato vicino al cimitero, ci hanno messo le mitraglie davanti, ma avevo arrivato l'ordine di non fucilare più soldati. E così ce la siamo cavati. Ci hanno portato le casermette e ci davano 1,2 kg di pane ogni 7 persone. All'età di 20 anni, 25 anni, 23 anni, 1,2 kg di pane e una gavetta d'acqua e basta. E allora venivano i miei compagni, dicevo: guarda, siamo stati a bruciare morti, dice, nemmeno le mani ci hanno fatto lavare. Dice: state con noi? No, impossibile. Sì, fanno la prima nave e la buttano a mare con i miei compagni.
il 12 ottobre del 43, hanno imbarcato a noi altri 1200 sopra questa nave. Siamo partiti alle ore 11, verso le 10 la sera fanno scoppiare la cardaia, la nave si era riempita d'acqua, loro se ne sono scesi dai dragamini e a noi ci hanno lasciato sopra questa nave. La nave dopo due ore quasi se n'è andata a fondo, abbiamo buttato delle tavole e così io ho preso questa tavola per miracolo. C'era la luna, era l'indarese, era un gingo sopra questa tavola, che poi di gingo risultavamo io e un lattitale, e quello lattitale mi diceva mi lascio, e io ci dovevo dare coraggio a lui, io ero morto sopra quella tavola e ci dovevo dare coraggio a lui, no, non ti lasciare. Dopo circa due ore e mezzo è venuta una motonave che ci ha preso a me e a lui. Vomito, freddo sopra quella nave, ci hanno portato al campo di congelamento da Patrazzo in Grecia e là ci hanno vestito la neve senza scarpe, con una tavola. Io non ho fatto un paio di cose, ho messo una piccola striscia, tanto per dire un pianello, ma senza scarpe. Comunque ci hanno portato poi ad Atene. Ad Atene venne Natale. Natale ci hanno dato il brodo del mulo per mangiare e un cucchiaino di fagiolini. E 100 grammi di pane, non mi ricordo, 150 così. Dopo Natale ci hanno portato in Jugoslavia. In Jugoslavia siamo stati a Belgrado. A Belgrado il 16-17 aprile. Sono venuti ieri 300 aerei americani e ci hanno buttato delle bombe, hanno fatto 700 morti dentro il campo di concentramento di Atene, di Patrasso e di Belgrado, di Jugoslavia. E l'indomani hanno detto che ritornavano, sono ritornati. Ci hanno fatto scappare a noi oggi. Hanno bruciato tutti quei baracchi, non si è sentito niente. Comunque hanno fatto con 700 morti o con 800 nella città di Belgrado. Noi ci hanno portato in diversi posti. Una colonna di burri ci ha liberato dopo 14 mesi dai tedeschi. Dopo che ci ha liberato, dobbiamo andare a casa contenti? No. Viene il maresciallo Tito, dice deve costruire quello che hanno distrutto, devono stare qua. Un altro due anni, facendo linee ferroviarie, quello per l'altro, del 42 sono arrivato a casa il 46. Non avevo padre, non avevo madre, perché mia madre era morta nel 44, io sono del 46. E questa è stata la mia storia. Insieme al signor Colbaia, libera cittadinanza vuole donare una bandiera della pace a questo istituto perché ci sia sempre la pace. Come vi avevo promesso, una mezza promessa, ecco la storia. La noia svanisce, la mente si apre,
il cuore va avanti, e soprattutto si riconosce che non ci sono età per essere importanti, ad avere un significato. Abbiamo sempre un profondo significato per ciascuno di noi, e anzi la persona anziana, la persona che ha vissuto, ha la capacità di indicarci delle vie che noi non siamo capaci di vedere. Credo che il signor Antonino Corvaia abbia, con pochissime parole estremamente incisive, indicato tutto ciò che è essenziale nella vita di un uomo. Laddove c'era la mancanza, no? Noi abbiamo subito immaginato ciò che abbiamo. Bene, in questo rapporto noi abbiamo un impegno, abbiamo un compito, in parte riassunto qui, in parte riassunto nell'altra bandiera, e estremamente attuale in quello che noi oggi stiamo vivendo, in quello che a breve voi sarete chiamati a fare, perché è il vostro ultimo anno, c'è una classe quarta, perché qui abbiamo anche la nipote del signor Antonino Corvaia, fa eccezione, però comunque siete tutti prossimi ad abbandonare i recinti protetti e protettivi della scuola pubblica italiana. E allora sapete cosa può esserci fuori? Molte delle cose che potreste trovare fuori dipendono da voi, dipendono dalle vostre scelte. Una buona percentuale, purtroppo, in alcuni casi l'abbiamo determinata noi, in altri casi, per la parte determinata da noi, fortunatamente è stata ispirata, suggerita da valori che ora voi siete chiamati a difendere e a mantenere vivi. Signor Antonino Corvaia non ha smesso mai, con la sua testimonianza, di invitarci continuamente a questa fedeltà, un antico valore, la fedeltà, non essere fedeli a che cosa. Abbiamo tante cose, oggi abbiamo avuto la possibilità, la fortuna di sperimentare, di rivedere, o forse qualcuno anche per la prima volta, di percepire ciò che veramente vale la pena di vivere, ricordare e operare. Ancora non è finita, anche noi abbiamo qualcosa da dare al signor Antonino Corvaia, una propria, addirittura due copie, perché mi preoccupavo che venisse male. Un attestato che serve a lui e alla sua famiglia per ricordare questi momenti. È dedicato al signor Antonino Corvaia, testimone dell'onore militare e della profondissima umanità dei soldati martiri di Cefalonia, 21-28 settembre 1943.